cosa mi aspetto come musicista? Mi aspetto di fare tanti concerti, di scoprire musiche nuove, di muovermi nella contemporaneità. E come operatore musicale, quello che vedo è un panorama devastato che volge verso il peggio. Io mi auguro che questo governo riesca a realizzare almeno il 10% di quello che ha promesso, che ha annunciato con fare entusiastico. Tanto per entrare nel core del problema, questo art bonus non va che premiare le fondazioni liriche, che sono quelle indebitate, sono quelle il buco nero della cultura italiana. Non aiuta per niente chi ha comportamenti virtuosi come i festival, le associazioni, le tante entità portate avanti da appassionati, da volontari, che non possono per niente attingere a una adeguata detassazione fiscale, cosa che ho messo sul tavolo pochi giorni fa quando sono stato ricevuto dalla Commissione europea, dove ho appunto trattato questo gravissimo problema. Poi un altro punto dolente che metterà in crisi tutto il sistema teatrale, culturale, museale italiano e questa assurda tassazione alle fondazioni bancarie, che ormai sono l'unica fonte di sostegno alla cultura. Gli sponsor sono quasi scomparsi e quindi purtroppo questo aumento di tasse in maniera atroce ci porterà a una grandissima diminuzione degli emolumenti che sono destinati alla cultura, in quanto le fondazioni non possono certo andare a tagliare per il sociale, per i problemi che hanno veramente anche di sopravvivenza molti cittadini. Quindi il quadro che vedo, se non cambia qualcosa, è piuttosto drammatico. Io mi auguro che qualcosa cambi, che la buona volontà e il buon senso vincano e che non ci si riduca a distruggere, veramente a polverizzare quello che per tanti anni è stato un po' il nostro segno di distinzione. La prossima edizione dell'Emilia Romagna Festival 2015, appunto, la immagino diversa, diversa anche dal punto di vista geografico, perché sono cambiate tantissime cose, è cambiato il decreto ministeriale, bisogna programmare a lungo termine. Quindi questo ha gettato nello sconforto tantissime amministrazioni, tantissime organizzazioni. Quindi bisognerà ragionare su come adattare e migliorare questo sistema vincente che abbiamo messo in atto già 20 anni fa, quando sembrava una cosa assurda quella di costruire una rete. Quindi la rete andrà avanti, si muoverà dentro una rete nazionale consolidata e a sua volta dentro una rete europea.